Ok, allora, buongiorno a tutti. Sentite? Buongiorno a tutti e ben arrivati al nuovo incontro. Oggi abbiamo avuto una piccola modifica del programma perché l'incontro che riguarda Elisa, il Principato di Bonaparte, quindi di Elisa Bonaparte, relazione di Roberta Martinelli sarà in programma il prossimo sabato. Oggi abbiamo con noi, è un piacere, Roberto Pizzi, e ci racconterà della storia dell'industria e dei prodotti lucchesi. Prima di lasciare la parola a Roberto, abbiamo con noi Ilaria, l'assessore Ilaria Vietina. Buongiorno Ilaria. Eccoci. Buongiorno, buongiorno Carlo, grazie per il supporto indispensabile Abbiamo e avuto una buongiorno a piccola tutte modifica, la signora Vietina. Scusa, le Ilaria. persone che ci stanno ascoltando. Anche stamani sono state molte le persone che hanno chiesto di poter partecipare nella connessione Zoom che ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook della Casa della Memoria e della Pace. Abbiamo spesso ricevuto commenti, saluti, osservazioni che ci confermano nel fatto che la nostra città è molto attenta a conoscere la propria storia. È molto curiosa e molte sono le persone che per passione e anche con competenze storiche, storico-artistiche notevoli, sono ancora veramente disponibili con entusiasmo a dare il proprio contributo per una riflessione sulla storia della nostra città e del nostro territorio. Ringrazio anch'io in modo particolarmente caloroso Roberto Pizzi, anche per essere riuscito ad anticipare il suo intervento. Mi fa piacere ricordare che il suo lavoro di studioso da anni si concretizza in una collaborazione molto intensa con l'Istituto Storico Lucchese e con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea e con la pubblicazione sulle riviste di questi istituti. Ma in particolare ci ha interessato il lavoro che ha fatto con la casa editrice Maria Pacini Fazzi proprio sul conoscere Lucca, con il testo, la pubblicazione che è Conoscere Lucca, Storia e Personaggi, e con l'altro che è Conoscere Lucca, Industria e Prodotti del Territorio. È proprio per questo che gli abbiamo chiesto di aiutarci oggi a fare una esplorazione un po' diversa dalle altre, perché non si riferisce ad un determinato e definito periodo storico, ma è trasversale a tante età della nostra città, soprattutto per ricercare, per contestualizzare, per definire in un modo che è molto interessante per tutti quali sono state le attività produttive e quindi quali sono le risorse del territorio e quali sono quegli aspetti che maggiormente influiscono proprio su quella che è stata la tessitura culturale del nostro territorio a partire dalle sue risorse e dalle abilità di produzione dei cittadini e delle cittadine lucchesi. Quindi grazie a Roberto e grazie anche a Francesca Fazzi proprio per aver scelto di pubblicare questi testi che sono sicuramente uno strumento molto utile per avere dei repertori che ci permettono di indagare tematiche che, come abbiamo visto, sono vastissime, anche con modalità estremamente interessanti e immediate, come l'uso delle tante immagini che corredano queste pagine. Per noi riflettere su questi aspetti vuol dire ancora meglio non solo conoscere la storia, ma soprattutto capire, come ci siamo detti tante volte, il nostro presente e come anche pensare al nostro futuro, un futuro che adesso ci appare ancora molto incerto, perché anche in queste festività pasquali di questa primavera siamo a vivere le conseguenze di una situazione sanitaria che ci impone di essere particolarmente attenti a evitare contagi e quindi a ridurre le frequentazioni dirette tra le persone. Anche stamani, però, il nostro essere così collegati in questo modo vuol sempre significare che la cura delle relazioni può avvenire anche con queste modalità. Qualcuno, visto già con molta gentilezza, faceva gli auguri di buona Pasqua nella nostra chat,
e anche a me personalmente e in rappresentanza dell'amministrazione pare importante porgerle a tutti e a tutti. E ricordare a tutti quanti e anche alle tante persone che me l'hanno ripetutamente chiesto che chi non può partecipare in diretta a questi incontri è sempre nella possibilità di ritrovare tutte le iniziative che abbiamo svolto e ripercorrerle nei tempi e nei modi che ritiene più adeguati, perché sulla pagina Facebook della Casa della Memoria e della Pace, scorrendo, si possono ritrovare proprio le registrazioni di tutti gli incontri. Così si possono ascoltare nuovamente le relazioni che sono state tenute dai nostri esperti e anche gli interventi, le richieste, le domande poste da tutti coloro che partecipano. Ecco, mi pare che stiamo così proprio costruendo una comunità allargata che si occupa di storia dell'arte, di turismo del nostro territorio e che fa soprattutto aumentare la nostra passione per la nostra città, l'entusiasmo con cui vogliamo conoscerla, difenderla e curarla. Lasciando la parola a Roberto Pizzi e prima a Francesca Pazzi per una presentazione più accurata e dettagliata, vi ringrazio di nuovo per la partecipazione, auguro buon ascolto e buona riflessione. Un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo e a tutte coloro quelli che lo rivedranno in futuro. Grazie. Bene, buongiorno, buona Pasqua a tutti. Un ringraziamento all'assessora Ilaria Vietina per avermi invitato, che è un invito che mi onora e mi auguro di poter essere all'altezza del compito affidato. Parlerò di questo argomento che avete già accennato, che poi è racchiuso in quel volume citato. Voglio dire che a mio giudizio, la memoria della città si conserva ricordandone la sua produzione artistica, religiosa, i monumenti, le lapidi, la toponomastica, ma anche attingendo ad un altro tipo di storia, come quella che ho utilizzato appunto per realizzare la mia ultima pubblicazione di carattere divulgativo, grazie ovviamente alla casa editrice Maria Pacini Fazi. Ecco, questa mia ultima pubblicazione di carattere divulgativo nell'intento di mettere in evidenza, come dire, l'ingegno, l'industriosità della nostra gente, dato che in questa città-stato si aguzzava l'ingegno producendo, commerciando e frequentando il mondo già nell'epoca antica. Poi l'opera, come ha già detto l'assessora, l'opera è corredata da suggestive foto d'epoca che la grazia creatrice delle editrici Maria Pacini Fazi e di sua figlia Francesca hanno tratto dal prezioso archivio fotografico comunale Arnaldo Fazi. Ecco, intendiamoci, questo mio lavoro non scopre nulla, ma ripropone. E io mi sono ispirato a un metodo che della scuola delle Annales, come è noto, di area francese del XX secolo, che spostò l'attenzione alla storia degli eventi, che spostò l'attenzione dalla storia degli eventi a quella delle strutture. E riprendendo quindi in mano gli affascinanti volumi di Fernand Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo, mi è nata l'idea di provare a raccordare a parte di essi alcuni aspetti materiali della nostra piccola patria, che vanta un passato di Stato indipendente, come è noto, fino al 1847, le cui ambizioni erano andate molto al di là dello spazio ristretto delle mura che la racchiudevano. È un tentativo per rendere onore all'ingegno e alla fatica secolare di molti uomini che, cercando innovazioni produttive e aperture verso mercati internazionali, a loro modo, sempre coi piedi per terra, perché ricordiamoci che Lucchese è focoso ma prudente, cercavano di strappare qualche favilla agli dèi.
Alla fine degli anni 50, proprio Fernand Braudel, grazie a lui, la storia della civiltà è anche storia delle scienze, non solo grazie a lui per la verità, ma insomma in questo caso mi riferisco particolarmente a lui. Ecco, la storia della civiltà è anche storia delle scienze, delle tecniche, dei costumi, delle superstizioni, della vita quotidiana, dei gusti, delle ricette culinarie. E allora partiamo in questa mia esposizione proprio dai prodotti del nostro territorio e dai cibi di questo nostro passato materiale. Magari rimandando poi alla fine dell'esposizione le indicazioni delle principali fonti da me usate. Poi l'elenco delle fonti è disponibile anche sul cartaceo, cioè è abbondante, per cui in fondo forse è bene riassumere un attimo facendo vedere le immagini delle fonti principali che ho usato. Dunque, i mangiari di casa nostra. Ecco, partiamo di lì. I vecchi mangiari della Lucchesia, a mio giudizio, esaltano quella banalità della serenità che si contrappone a quella banalità del male, formula efficace ideata dalla sociologa Anna Arendt, per la pagina drammatica di storia della Shoah. Serenità che può venire davanti a una tavola preparata con pulizia, con ordine geometrico, per compiere un pasto a base di elementi semplici, antichi. Frugale era appunto questa cucina a base di erbe, cereali, frutti di terra, frutti di mare preparati comunque con la fantasia delle massaie che avevano fatto tesoro delle indicazioni delle loro nonne. In questa sede ne ricordo solo alcune. Per esempio, nelle antiche trattorie come a Villa Basilica si poteva gustare una buona zuppa di magro condita con olio spremuto da poco. Nelle osterie di Lucca Drento, come si diceva, ossia dentro le mura, per il volgo una volta si diceva Lucca Drento, per molto tempo si è continuato a chiedere o a ricordare la zuppa del Seghetti, che era a base di pane e vino, oppure la panzanella, pane raffermo ammollato nell'acqua, condito con sale, pepe, olio e aceto. Che trattorie come la basilica si poteva gustare una buona zuppa di magro. Fra i vecchi mangiari lucchesi troviamo poi la bruschetta col cavolo nero, tipica di Vergemoli, la cosiddetta minestrella garfagnina che si diceva composta di 12 erbe, poi la minestra di farro fatta con fagioli secchi, patate, aglio, cipolla, sale, pepe e con saporite cotenne. Ancora gli gnocchi di patate, detti anche topetti, i maccheroni strappati o al piccione o alla lepre. E con i funghi poi veniva apprezzato il baccalà con i pioppini. E ottimi erano, e lo sono ancora, i porcini delle montagne, sia secchi che freschi. E questi ultimi fritti venivano particolarmente indicati con la polenta di Gran Turco. Poi nella loro stagione erano saporite vivande i tordi girati, la lepre in salmì, la bacchia alla lucchese, le anguille fritte o inzimino, che ho saputo poi inzimino sarebbe una salsa a base di verdure. A Ponte Amoriano invece un cartello, e questo qualcosa, un vago ricordo ce l'ho anch'io, a Ponte Amoriano un cartello in una trattoria chiamava i clienti a mangiare la sua specialità, i ranocchi fritti. Per la verità i ranocchi fritti l'ho mangiato in un'altra trattoria in campagna, comunque, i ranocchi fritti appunto. Ma fra le varietà gastronomiche della nostra provincia vi erano anche i cibi offerti dal mare. Le scee alla salvia, il famoso cacciucco per il quale Lorenzo Viani addirittura aveva una sua precisa ricetta. Poi vi erano piatti tipici di Torre del Lago, che erano un risotto alla tinca o le foglie alla puccina. Tipicamente lucchese il buccellato. Il buccellato, ciambella con farina di grano, zucchero, vaniglia, ecco la foto, sì. Anici, uva, zibibbo. E la sua ricetta è stata costruita per molto tempo con geloso riserbo. Saluto qui Giulio Taddeucci, un mio vecchio caro amico, che non è questo della vetrina, ma insomma è omonimo. E la sua ricetta appunto è stata costruita per molto tempo con geloso riserbo. Opportune nel freddo inverno erano le torte di Neccio,
sia il castagnaccio della città, che è dolce di farina, di castagne, intrisi con acqua e sale e qualche goccia d'olio. E con la ricotta profumata di pecora, poi era buona compagnia sia con la torta sia con i necci cotti fra i due testi o di ferro, di terracotta spalmati di grasso di suino. Il castagno poi faceva felice i più piccoli con i balloccioli o le ballotte o le mondine o la polenta di neccio. Poi nelle serate invernali, di una volta la vinata, che era una farina di castagne intrisa col vinello dell'ultima spremitura o picciolo, era indicata addirittura come utile a far maturare la tosse. E insieme a questa si accompagnavano spesso le tullore che erano castagne secche e cotte. Un pizzico di pinoli e di mescolanza e una mescolanza di liquori dava e dà la biadina, un tipico digestivo che si comprava e si degustava nel cuore della città in un curioso negozio, nel negozio di Tista in piazza San Michele, dove si vendevano cordami e filati. Ed in un'insolita mescolanza di liquori ad alta gradazione con appretti di cotone, tessuti di nylon o terital, di funi e cordami, si beveva questa biadina dalla formula misteriosa definita con molta fantasia un elisir di antichi alchimisti, miscuglio di arcaici liquori impregnato di pinoli della Versilia. Ecco, per brevità poi ci sarebbe il capitolo delle antiche trattorie, ma mi limito soltanto a citarne una, così non faccio, come dire, guasti a nessuno. È una che ovviamente non esiste più e si chiamava l'Osteria delle Donnine ed era in via dell'Anguillara e qui io la cito perché spesso vi mangiava Carlo Lorenzini alias Collodi, e dove sembra maturasse in lui l'ispirazione per il suo capolavoro del suo Pinocchio. Ma ovviamente il mangiare si deve accompagnare anche con qualche bevanda, e allora insaporiamolo anche col vino e parliamo un po' del vino. Diciamo tanto che a partire dal XII secolo la vite si diffonde particolarmente nella Francia, è la principale esportatrice di vino fino al XVII secolo. L'Europa produttrice di vino significa l'insieme dei paesi mediterranei più una zona che la tenacia dei vinaioli ha strappato al freddo nord, non oltre però il 49° parallelo. Ora, a quanto sembra, insomma, il limite si è spostato anche oltre, si riesce a fare il vino anche oltre il 49° parallelo, quindi magari anche paesi come Belgio, Olanda. Dunque, in Italia intorno al 1400 si erano già affermate le zone caratteristiche della produzione vinicola. E Lucca, possiamo dire, appartiene a pieno titolo e con grande dignità alla cultura del vino. E fra i vini bianchi di maggior pregio ve n'era uno che superava tutti gli altri per la qualità, ed era il Trebbiano di Montecarlo. Il vino delle nostre terre si distingueva per due zone di produzione, quella delle colline lucchesi, nella zona di San Gennaro, Petrognano, Montecarlo, e che veniva venduta anche a Pisa, e che nel mese di luglio veniva trasportato la notte per non sciuparlo, affinché il caldo del giorno non lo sciupasse. E poi vi era il vino della Val di Nevole. Per quei tempi, come detto, era pregiato solo il vino nuovo, poiché non conoscendosi le tecniche del travaso, l'imbottigliamento e l'uso regolare dei turaccioli di sughero, che erano ancora ignorati nel 1500 e forse anche nel 600, e la conservazione era molto problematica. Il vino lucchese comunque era un prodotto di lusso, in particolare quello di Monte Carlo, per il quale nel 1402 il famoso mercante pratese Francesco di Marco Datini, che dovrebbe essere colui che inventò la cambiale, o quantomeno gli si attribuisce il merito, mobilitava i suoi collaboratori inviandoli nella nostra zona affinché la cantina della sua casa di Firenze non ne fosse mai sprovvista. Ed anche in un prezioso volume di Eugenio Lazzareschi, che ho indicato nella bibliografia, ma però non ho fotografato come copertina perché
non ne sono più in possesso. Me l'aveva prestato un caro amico e l'ho dovuto rendere. E allora non ho potuto farne la foto da inserire nelle copertine, da mostrarvi. Comunque è un libro che la Pascini Fazzi edito da Pascini Fazzi nel 1978, si intitola Lucca nella storia, nell'arte e nell'industria, è ad opera appunto di Eugenio Lazzareschi e Francesco Pardi, Ferdinando Pardi. Lazzareschi fu direttore dell'archivio di Stato, ecco, di Lucca, fra il 31 e il 49. E dalla sua penna si può leggere l'apprezzamento per questo vino lucchese nato da uve pregiate che davano una bevanda gustosa e, come dice lui, di centello. Da esso si apprende anche che persino Ortensio Lando descriveva con enfasi la bontà del vino lucchese e cito: specialmente quel che nasce a Vorno, a Forci, a Loppeglia, a San Quirico et a Marlia. Ora, il nome di Ortensio Lando, insieme a quello di Quando e Valdesse, Aonio Palearo, Bernardino Chino e altri, si ricollega al movimento religioso riformatore del XVI secolo che investì potentemente anche Lucca. Il vino poi inizierà a diffondersi come consumo di massa solo nel 1700, aiutato dal proliferare delle osterie dove il popolo poteva godere a buon prezzo anche del suo effetto di evasione, che ancora oggi in Castiglia lo fa chiamare, credo ancora, io penso ancora, lo fa chiamare quitapenas, ossia scaccia pensieri, è bellina come espressione. A Lucca, ancora in epoca recente, in via San Paolino, dopo la chiesa a destra, c'era Celeste, che era una bettola con forno di castagnacci ultra economica, dove si mesceva un buon vino e ci si sfamava con poco. Un altro popolare locale dei paraggi, in via Beccheria, era Piombo, che godeva di fama per l'ottimo vino delle campagne e che vantava fra i clienti più assidui che stazionavano sui due lati della piazza, di Piazza Napoleone, in attesa di clienti, i vetturini classici che vengono ricordati come Quartuccio, io me lo ricordo, penso che molti di noi se lo ricordino ancora, Mangiapreti, Gambogi, ecco, che oggi potrebbero essere degli ottimi sommelier. Ma per quanto riguarda le bevande, c'era anche la birra, La birra è sempre stata conosciuta nell'antichità in Cina, sin dal secondo millennio, in Egitto e così pure nell'antica Babilonia. L'impero romano sembra che non l'amasse molto e si riporta che l'imperatore Giuliano l'Apostata ne beve una volta sola e subito la derise. Insediatasi fuori dal dominio della vigna, la birra è veramente a casa sua, come è noto, nei paesi del nord. Ma fu introdotta anche a Lucca. Secondo Cesare Sardi, la sua fabbricazione a Lucca iniziò solo intorno alla metà degli anni 40 del 1800 e famosa poi divenne la fabbrica impiantata in città della famiglia Franne di Orbrands sul lago di Costanza, i cui discendenti hanno goduto e godono ancora di buona fama in città. Felix Fanner iniziò la sua attività nel 1846. Poi, 10 anni dopo, scelse come luogo per la produzione e la somministrazione il prestigioso Palazzo Controni, il quale vediamo l'immagine, del quale aveva preso in affitto il giardino, le cantine e il piano terra. Di questa birreria ci ha lasciato una suggestiva descrizione il letterato Guglielmo Petroni, nell'articolo La birreria Fanner, pubblicato su una rivista che si intitolava La provincia, raccontando le sue memorie di bambino quando intorno ai primi anni 20 del secolo scorso accompagnava i genitori in questo luogo di ritrovo. E liricamente scriveva, cito: poi appressandosi c'era il ticchettio di una macchina, un ticchettio veloce e brioso. La macchina stava nel sottoscala e se ne vedevano alcune ruote grandi che giravano vorticosamente. Mi domando qualche volta che cosa darà mai ai nostri figli un ricordo così conchiuso, un'immagine di vita così distensiva, ingentilita da quell'eleganza barocca,
da quello scenario importante e gratuito in cui tuttavia ancora affiora qualche cosa della compiutezza rinascimentale. Più nulla corrisponde a quella gente quieta, a quel gusto gentile di riunirsi, di godere tale modesta felicità piccolo borghese e provinciale. Ora la birreria Fanner è solamente un'oasi breve della nostra memoria. Recentemente ho letto su Robinson Crusoe della rivista culturale di Repubblica un articolo proprio dedicato a Petroni che ho copiato e ho inserito poi nelle copertine. Ecco, dopo la birra accenno all'olio e all'ulivo. Lo Stato di Lucca impose intanto, per quanto riguarda questi prodotti, impose una misura di protezione per la principale industria dell'olio fin dallo statuto del 1308, proibendone l'aggiottaggio e la vendita senza licenza fuori dal territorio di Lucca, perché era apprezzata merce di esportazione. E l'olio lucchese, peraltro, ottenne il plauso anche di Lord Palmerston nella Camera dei Comuni nel 1851. Poi si lega al fenomeno migratorio che contraddistinse la storia di Lucca, anche con benefici effetti sull'economia della città grazie alle rimesse degli emigranti. E quindi si svilupparono poi verso l'ultimo ventennio delle importanti società commerciali dedicate all'esportazione dell'olio locale, insieme ad altri prodotti della nostra agricoltura. La più importante di queste è rimasta nella memoria collettiva cittadina come, come il nome della ditta Francesco Bertolli, che venne fondata nel 1865 dai coniugi Francesco e Caterina Bertolli. E venne fondata come piccola bottega per il commercio di olio, ma negli anni successivi diventerà una realtà economica di statura internazionale, dotandosi anche di una banca con sede in Piazza San Michele. Da ricordare ancora, come per la sua importanza, il castagno. Il castagno, ora, in generale l'albero, tutti gli alberi hanno rappresentato la vita del cosmo, la densità del cosmo, la sua crescita, se vogliamo la morte e la vita in questo ciclo inesauribile. E nulla di più naturale che nella storia dell'uomo il culto dell'albero abbia avuto un ruolo di primo piano. Ogni albero, ricordiamocelo, per i Celti collegava il mondo terrestre con il mondo divino o celeste, mediante la sua chioma, e le radici erano il collegamento con il regno sotterraneo o invisibile. E gli alberi servivano anche ad impedire che il cielo cadesse sulla terra, ed era questa la sola paura del mondo celtico germanico. Ma un albero che io definisco un albero della vita nostrano, tipico delle selve lucchese, era il castagno, che non sembrerebbe a prima vista rientrare nel novero degli alberi più nobili, come la quercia, cara ai druidi, l'abete, l'ulivo, il faggio e altri ancora, ma nella storia della lucchesia avrà un ruolo importantissimo, perché adesso da esso trarranno sostentamento molte generazioni. Possiamo dire quindi che il castagno, essenziale per sfamare la moltitudine, da albero profano diventava per necessità quasi un albero sacro. Nel 1978 ricordo che a Colonia di Pescaglia gli è stato dedicato un museo. Anche Pascoli dedica al Pio Castagno i suoi versi nella raccolta Mirice, parola usata per indicare una poesia di natura umile. Mirice, le tamerici, i piccoli arbusti che si elevano poco da terra. Marino Berengo, un grande storico citato già dal professor Sabatini nella relazione precedente. Ecco, Marino Berengo, nel suo fondamentale libro sulla storia di Lucca del XVI secolo, dedica a questa pianta diverse pagine, sottolineando come la Repubblica ebbe sempre cura del prodotto delle selve, anche a discapito degli allevamenti. Quando il governo lucchese
per snidare i banditi dai loro paesi, ordinava azioni repressive, una volta non si scherzava, ordinava azioni repressive come spianare case, viti, alberi di ogni sorta, faceva eccezione per i castagni, che non dovevano essere toccati neppure sulla terra del più pericoloso dei ribelli. Altri prodotti del territorio, cercherò di riassumerli per non tediarvi troppo, a mio giudizio, ecco, ho fatto questa scelta, e sono per esempio il riso, ecco, nella storia del riso avrebbe la sua importanza, ma io cerco di riassumere ora un pochino per evitare di andare troppo oltre. Ecco, la storia del riso fu alquanto travagliata e mi limito a indicare che il suo habitat iniziale fu la zona di Massaciuccoli. Poi per le proteste degli abitanti di Corsanico e di Mommio la coltivazione del cosiddetto frumento delle paludi fu vietata fino al 1839, quando poi riprese anche al di qua dal monte di Chiesa, ripresa nella zona di Porcari, Paganico e Tassignano. Ecco, qui abbiamo una foto che ci indica le qualità del riso sul mercato. Anche il tabacco, anche sulla storia del tabacco e sulla sua introduzione, ecco, questa è una sigaraia, come si diceva, no? Operaia della manifattura tabacchi. Ecco, anche sulla storia del tabacco non mi soffermo più di tanto. Fu introdotta a Lucca alla metà del 600, prima del caffè. Era distribuito in polvere e in foglie. Nel 1815 si ebbe l'insediamento della manifattura nell'area della cittadella, che poi nel 1865 divenne regia azienda per la manifattura dei tabacchi sotto il controllo del Ministero delle Finanze. E fu un'importante fonte occupazionale. Pensiamo che nel 1899 raggiungeva già le 1700 unità. Qualche parola in più sul caffè e le sue botteghe. Ecco, l'origine della pianta del caffè è attribuibile all'Europa, all'Etiopia. E dopo il 1450 passiamo notizie attendibili su questo vegetale che è bevuto a Aden, alla Mecca, al Cairo e in qualche modo poi si diffonde nell'impero turco a Damasco, Aleppo, Algeri fino nell'India musulmana. Proprio nei paesi islamici gli occidentali incontrano direttamente la bevanda chiamata cave, che si beve calda che scotta, servita in scodelline di porcellana mentre si conversa e si masticano senza fretta semi di melone, le famose semine che mangiavamo quando eravamo ragazzi. Il caffè giunge poi a Venezia nel 1615, ma il suo trampolino di lancio è a Parigi ed il locale più famoso dove si serviva il caffè divenne quello di un siciliano, Procopio dei Coltelli, ex garzone messosi in proprio, il quale fondò quel locale che ancora oggi esiste nel quartiere di Saint-Germain. Ma collegato a questa bevanda vi era ancora di più. La bottega appunto dove veniva consumato il caffè diventava il simbolo della nuova mentalità legata al concetto di modernità tipico dell'età dei lumi. Il caffè diventa quindi il luogo di incontro delle anime belle, degli eleganti, degli intellettuali, ma anche degli oziosi e dei più poveri che non sanno dove ripararsi. E è qui dove si forma il moderno concetto di opinione pubblica, dove circolano le nuove idee, dove si leggano le prime gazzette. Non è per caso che i fratelli Verri intitolano il loro giornale illuminato Il Caffè e che nasceva con l'intento di essere capito, di non annoiare e di rispettare il principio di pubblica utilità. Le botteghe lucchesi del caffè. Ecco, a Lucca la prima bottega di cui si ha notizia è quella di Giuseppe Pucci in Piazza San Giusto nel 1720, alla quale seguirono i due caffè di Pellegrino e Tommaso Mallegni in Canto d'Arco e in Via Veneto davanti al Palazzo Pretorio, detto anche Caffè della Loggia, che poi fu sede della Banca Bertolli. Passato poi intorno al 1840 a
a Giorgio Giom, che era uno svizzero stabilitosi a Lucca. Mi limito a citare fra diversi esercizi commerciali sorti in quegli anni il Caffè della California in Piazza Scalpellini, luogo di cospiratori dove scendeva in incognito la patriota Cloburina Cotena di Monte San Quirico, indossando, così scriveva Augusto Mancini, indossando un abito nero da uomo chiamato allora alla Spagnola. È un personaggio questo che ultimamente è stato riscoperto, questa Cleobulina. Il Novecento poi sarebbe stato caratterizzato dal Caffè Savoia, frequentato dalla Lucca che contava economicamente, e dal ben noto Caffè Caselli, che era un luogo di incontro di famosi artisti e di intellettuali. Le memorie del Caffè Caselli diventano pagine di malcelata nostalgia, come quelle del professor Guglielmo Lera in un suo articolo pubblicato nel 1961, dal titolo All'insegna di un vecchio caffè, nel quale si ricordano gli stimoli offerti appunto dal Caffè Caselli a grandi poeti e scrittori di quei tempi che adottarono Lucca come loro patria. Era un clima incantato quello che si viveva intorno a questi luoghi, ed un epigrafe in piazza Guidiccioni ricorda ancora che in quel palazzo, cito, era solito dimorare Giovanni Pascoli, ospite del mercante lucchese Alfredo Caselli. I cittadini memori vollero qui per sempre congiunto il nome del grande poeta e dell'umile amico fedele, 12 ottobre 1924. Poi i drammi delle due guerre, e scrive Lera, ormai non c'è più posto per la poesia, e quando nell'età di mezzo tra la prima e la seconda guerra la letteratura cercherà di riaversi per ragioni politiche o di stanchezza, molti non si sentiranno di riprendere la lotta, altri scompariranno, altri ancora si porteranno lontano. Solo il vecchio Caffè Carluccio, con il premio Caselli per la letteratura, le arti figurative e la musica, grazie al nuovo proprietario Giulio Di Simo, negli anni dal 32 al 35, parve risuscitare gli interessi di un tempo. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco ancora una volta il ruolo catalizzatore del vecchio caffè letterario che permette di ritrovare la passione della cultura scritta. E dice Lera, un gruppo di giovani studiosi, guidato da Felice del Beccaro, creò in Lucca un circolo a cui dette il nome di Renato Serra. Con intuizione augurale prese dimora nel caffè di Simo, il già ricordato caffè Carluccio di Alfredo Caselli, e in breve si conquistò le simpatie della parte colta della cittadinanza col presentare altissime personalità del mondo letterario europeo, quali Ungaretti, Quasimodo, Pea, Mario Luzzi ed altri ancora. Poi col trasferimento in Belgio di Del Beccaro, che sarà poi in Francia presso l'Università di Parigi, il gruppo Serra si sciolse. In fondo ci sarebbe da fare una precisazione sul nome Serra, perché a volte ci si confonde con un altro Serra. Se dopo ci sarà tempo, a qualcuno interesserà, posso ritornarci sopra. Entriamo ora nel campo della operosità lucchese, dell'artigianato e dell'industria. Parliamo inizialmente della seta, che fra tutti i prodotti tessili fu quella che compì i viaggi più brillanti nel mondo. Era una fibra di origine animale ottenuta dal bozzolo dei bachi appartenenti alla specie Bombyx mori, che prende il nome appunto di seta. Il vero sponsor dell'introduzione del baco da seta e della tessitura del prezioso filo fu a Bisanzio Giustiniano, che oltre a essere ricordato per le leggi, per il codice delle leggi, fu detto anche l'imperatore della seta. E grazie a lui Bisanzio guadagnò una fortuna su cui prosperò per vari secoli. Ma se la seta fece la fortuna di Bisanzio, la fece anche quella di Lucca. E nel XIII secolo si parla di perfezione del prodotto lucchese e di secolo d'oro della potenza politica, artistica, economica di Lucca, definita da quell'Ortensio Lando che ho già citato prima, definita anche la Repubblica delle Formiche.
Non mi dilungo oltre su questo capitolo, che è già stato sviluppato mirabilmente nella relazione del professor Del Punta. Mi limito a sintetizzare l'andamento decrescente della produzione nei secoli seguenti al XIV secolo. Ecco. Nonostante guerre e carestie, ancora nel Cinquecento, il commercio comunque della seta lucchese manteneva una certa vitalità. Solo nel primo decennio del 1600 si manifestano i primi segni di decadimento complessivo, che poi avrebbe portato al default di alcune compagnie mercantili fino allora ritenute solidissime. Nel XVIII secolo si chiusero molte attività e un grave colpo ai commerci venne anche dal terremoto di Lisbona del 1755, che distrusse buona parte della città e del quale ci ha lasciato testimonianza anche Voltaire nel suo acuto racconto Candido o l'ottimismo. Che questo non fosse il miglior mondo possibile, dove tutto andava per il meglio, ebbero contezza anche i mercanti lucchesi, dato che il cataclisma provocò la perdita delle loro merci giacenti nei magazzini della capitale lusitana. Poi, per quanto riguarda la seta, il declino continuò fino diciamo il punto più basso fu raggiunto sotto i francesi nel 1805-1806 con la restaurazione. La grande avventura della carta e l'arte della stampa è un argomento che ora mi accingo a illustrare, per quel che ne so. Ecco, all'inizio del 300 si formò l'industria della carta, fino ad arrivare all'industria, alla struttura industriale dei giorni nostri, caratterizzata da imprese di importanza mondiale attive nella produzione del tissue e dei gruppi multinazionali operanti nel settore del cartone ondulato, con il corollario di numerose piccole e medie aziende della cartotecnica. Ma sull'argomento comunque rimando agli studi già illustrati dal professor Sabatini, che è uno dei massimi esperti della materia. Qualche parola posso dirla in più sulla stampa, sulla quale a suo tempo poi, grazie alla Pacini Fazio, ho fatto una pubblicazione per quanto riguarda la storia del giornalismo lucchese. Ecco, la stampa, voglio dire questo, allo sviluppo delle industrie cartaree si collega l'arte della stampa, caratterizzata da un processo di ricerca di codici di espressioni convenzionali, di supporti scrittori adeguati, di metodi tesi al perfezionamento del modo di comunicare. E questo percorso è indicato con l'originale espressione dalla selce al silicio, che rende l'idea della forma circolare della ricerca umana. Dalla selce della preistoria, che fu uno strumento per incidere col segno religioso, artistico, informativo, alla rivoluzione della metà del 1400 di Gutenberg, prodotta dall'invenzione della stampa, per ritornare poi nuovamente alla stessa materia di partenza, anch'essa proveniente dall'elemento più diffuso nell'universo, che è la sabbia comune, il silicio, dalla quale l'uomo ha tratto il chip del computer. Ecco, coi primi anni del 1600 prendono corpo quei segni di crisi per i quali le famiglie lucchesi, del patriziato lucchese, avevano convertito in immobili, nel contado, parte di quelle ricchezze prodotte col commercio della seta e con i banchi di cambio che erano sparsi in tutta Europa. Si prospetta allora un'altra occasione di guadagno con l'arte della stampa. In una gara commerciale con i principali empori librari come Venezia, Roma, Napoli. Ecco, l'apogeo, come dire, della stampa lucchese, secondo me, viene raggiunto con la ristampa dell'Enciclopédie francese per opera di Ottaviano Diodati, che fu definito uno dei più versatili ingegni fioriti a Lucca. Nel tempo, poi, a questi tipografi citati, autori della fioritura del libro, si sarebbero aggiunti altri operatori della nuova editoria, rappresentata dai giornali, il primo dei quali a Lucca fu il Giornale Enciclopedico di Liegi del 1756, sempre per opera di Ottaviano Diodati.
Ecco, la lana e gli altri prodotti tessili. Vediamo un po' che cosa si può dire di questo. Diciamo che nei secoli pre-industriali i tessuti sono stati fra i beni più mobili nel mondo, trasferendosi e insediandosi nelle nuove regioni. Fra il XV e il XVIII secolo esisteva una certa stabilità delle zone di produzione nel Mediterraneo, in Europa, nell'India settentrionale, nel gelido nord della Cina. La lana troverà poi la terra di elezione in Australia nel secolo XIX. Un tentativo per ritornare all'antico splendore industriale avvenne anche da parte delle fabbriche lucchesi con la lavorazione dei panni lana. Panni lana è l'antico nome toscano, già definito così anche dal Boccaccio. Panni lana, ricordati nello Statuto cittadino del 1308 nei pregiati panni di Garbo, perché fatti a imitazione di quelli provenienti dall'Algarvia o Algarve, regione meridionale del Portogallo. Il nome, volgarizzato anche dal Boccaccio in una novella del Decamerone, il Decameron quando narra del re del Garbo, fece credere che esso fosse derivato da una famiglia lucchese così chiamata perché esercitava l'arte della lana. Per estensione poi il termine garbo fu usato per indicare persone gradevoli, educate e di buone maniere, in contrapposizione a quelle incivili o sgarbate o mal vestite. Tant'è che un detto comune recitava vai a Lucca e impara il garbo. E ci si illudeva più o meno in buona fede di godere di speciali deroghe dell'antica rappresentazione umana che rendesse immune la nostra città dai vizi più o meno spregevoli. Comunque l'arte della lana non raggiunse mai in Lucca il livello di Firenze e di Prato. Quest'ultima poi sarebbe divenuta nel tempo la capitale degli stracci. Curzio Malaparte, maledetti toscani, avrebbe scritto che qui andava a finire tutto, dalle divise dei grandi generali, dalle vesti dei cardinali, dai sai francescani. Quindi qui a Prato finiva la gloria, l'onore, la pietà, la superbia, la vanità del mondo. Per gli altri prodotti tessili, quali cotone e lino, non ho granché da rilevare per quanto riguarda la loro produzione fino alla metà del 1800, quando si verificava quella che viene definita la rivoluzione industriale. Diciamo che per alcuni secoli l'Italia era stata esclusa dallo sviluppo europeo ed era stata relegata ad area depressa rispetto a Inghilterra, Francia, Paesi Bassi, in una terra dove le pianure erano scarse, le montagne predominavano, l'agricoltura aveva in sostanza circoscritto la cosiddetta accumulazione primitiva, ossia il surplus necessario al take-off o decollo, take-off industriale. L'agricoltura appunto aveva circoscritto la pianura padana, questo processo del take-off, e la nostra penisola non disponeva di materie prime, come è noto, né di grossi fiumi navigabili. Tuttavia, dopo il 1860, attraverso un complesso travaglio operativo, si scavano gallerie, si provvede a cucire lo stivale, estendendo la rete ferroviaria. Si inizia la transizione dai 15.000 telai meccanici del 1876 ai 120.000 del 1914. Si passa dai forni Koch ai Martin Siemens. In uno sviluppo tumultuoso con prezzi da pagare che ricaddero anche su molte generazioni con le grandi migrazioni transoceaniche che coinvolsero molti lucchesi, tanto che da far dire che ogni nostra famiglia, insomma, contava almeno un espatriato in cerca di un'alternativa alla miseria. Allora, sulla nascita dell'industria italiana si è discusso molto, in particolare sul prezzo pagato dall'economia agricola del nord e del sud. La tesi di Gramsci e della storiografia marxista fu quella del risorgimento quale rivoluzione agraria mancata. Poi altri studi hanno portato alla considerazione che se fosse avvenuta una rivoluzione agraria, come auspicava Gramsci, sarebbe stata travolta l'unica forma di capitalismo esistente e utilizzabile,
date le condizioni storiche del paese per l'accumulazione e il trasferimento dei redditi agricoli al servizio dello sviluppo urbano e industriale, non essendo pensabile che la rivoluzione dei contadini del sud non si estendesse anche al nord. Quindi la rivoluzione agraria sarebbe, secondo questa tesi, non avrebbe posto le basi di un'economia moderna, ma avrebbe favorito piuttosto la piccola proprietà contadina e l'autoconsumo, invece che la formazione di un mercato e la industrializzazione del paese. Tanto più è stato detto che le condizioni dell'Italia erano peggiori della Francia rivoluzionaria, sia per la sua morfologia che per la povertà di un mondo rurale sovrappopolato. Elementi quindi che sarebbero stati di carattere arretrato anziché progressivo nel caso della rivoluzione agraria mancata. Lo stadio essenziale dell'accumulazione primitiva per l'economia italiana è indicata dalle statistiche del periodo 61-87, 1861-87, appunto è il periodo in cui si sostanzia questa accumulazione primitiva. Poi adesso seguì nel primo Novecento una rapida industrializzazione del nord. Le condizioni indispensabili quali erano? Erano di disporre della forza motrice, di maestranze sicure e affidabili, della vicinanza alle vie di comunicazione per immettere le merci sul mercato. Tutte condizioni che erano presenti nella pianura lucchese, la quale poteva fornire agli investitori l'acqua del secchio, la storica laboriosità degli operai, una sufficiente rete ferroviaria, alla quale si affiancava poi una rete tranviaria che sarebbe stata ulteriormente potenziata dai diretti interessati, che collegava poi con la stazione di Lucca. Nell'ultimo ventennio del secolo nacquero così quegli stabilimenti che avrebbero lanciato il decollo dell'industria lucchese. E fra questi ricordo nel settore tessile lo Iutificio Pontamoriano, nato nel 1880 ad opera dell'industriale genovese Balestrieri, poi 5 anni dopo era la volta del cotonificio Sciaccaluga a Piagione, sempre in quegli anni nasceva la fabbrica di filati Landi e Giambastiani, nel 1887 sorgeva la società Davini produttrice di docchetti per i filati. E di tutte queste cose si veda il prezioso volume di Francesco Petrini sulla industrializzazione lucchese, edito dalla nostra casa editrice, che nella quale mi onoro di collaborare. Ma la fabbrica che sarebbe stata la pietra miliare della industrializzazione lucchese, segnando per molti anni il panorama economico e industriale dei filati, fu la Cantoni Cucirini Coats, che venne fondata nel 1890 dal tedesco Carlo Nimack e poi si sviluppò grazie allo scozzese James Anderson. Era nata all'interno delle mura, poi venne trasferita nel più vasto stabilimento dell'Acqua Calda, a meno di 2 chilometri da Lucca. Poi l'azienda si trasforma in fabbrica italiana Filati Cucirini, e nel 1904 i fratelli James e Peter Coats intervengono nel capitale della società, che cambia nome e diventa Cucirini Cantoni Coats. Ecco, all'inizio del nuovo secolo il mercato dei filati per cucire si modernizza con la nascita delle spagnolette, tubetti di cartone intorno ai quali veniva avvolto il filo. E anche la CCC inizia la nuova produzione con una sensibilità di marketing insolita per l'epoca, stampa sopra ogni spagnoletta il nome della società e della marca. La produzione aumenta, i costi diminuiscono e nel 1915 l'azienda conterà sui 1000 dipendenti e nel futuro però arriverà a averne anche più di 4500. Nel 1931 poi acquista le industrie Sete Cucirini e il marchio Tricerchi, diventando leader sul mercato delle spagnolette con una vasta gamma di filati. E lo sviluppo di questa società venne gestito proprio dal giovane Anderson, che la dirigerà per
circa 45 anni fino al 1945. Il 25 di gennaio del 1950 il Consiglio Comunale concedeva la cittadinanza onoraria a Anderson. Ora, l'industria moderna aveva conosciuto nel frattempo la fermazione del motore a scoppio, impiegato negli impianti e alimentato col gas che si otteneva come sottoprodotto dalla cokefazione. Il gas però era poco adatto come fonte di forza motrice per i trasporti e la soluzione poi fu trovata nel petrolio e nei suoi derivati, quando si aprirono campi petroliferi del Borneo e del Texas nel 1901, che resero disponibile un olio particolarmente adatto a fungere da combustibile. Ed ecco le prime vetture a motore. Ora, dicevo, il petrolio impiegato per la navigazione ebbe più lenta diffusione per usi terrestri, no? Venne guadagnando terreno continuamente sotto forma di quello che i contemporanei chiamarono spirito di petrolio, ossia la benzina odierna, nome che riprende il termine benzin, coniato in Germania, a che in Francia viene chiamato essence, forse perché era la parte più nobile l'essenza del petrolio. In Inghilterra invece è petrol, negli Stati Uniti gasoline, simile al termine spagnolo gasolina. Da registrare come curiosità che l'origine del termine benzin deriva dal nome di Carl Benz, un pioniere dell'industria automobilistica tedesca. La dinamica signora Bertha Benz, che aveva un innato senso delle pubbliche relazioni, intraprese il primo viaggio turistico insieme ai suoi due figli a bordo della vettura a tre ruote costruita dal marito. Era ai primi di agosto del 1888, quando decise che la macchinetta fosse abbastanza sicura per andare da Mannheim fino a Pforzheim, un centinaio di chilometri, a trovare la madre. La donna e i due ragazzi si misero così in viaggio con un solo pensiero: dove trovare il carburante. Il motore della Benz funzionava Ligroin, che era la marca di fabbrica di un distillato di petrolio che veniva venduto nelle farmacie come solvente per smacchiare, penso, una specie di triellina. E quando il gruppetto arrivò a Wiesloch, ormai al limite dell'autonomia, cercò la farmacia cittadina per comprare il carburante. Questa farmacia sembra esista ancora e con orgoglio informa i visitatori di essere stata la prima stazione di servizio del mondo. Ma veniamo al motore a scoppio, alla base di queste autovetture. Il motore a scoppio, con qual è la sua storia? Secondo uno storico dell'economia che si chiama David Land, nel 1859 Étienne Lenoir creò un motore azionato da una miscela di aria e gas in una versione suscettibile di applicazione pratica. Poi vi fu il contributo nel 1862 di Baudet-Rochat, il cui ciclo a quattro tempi divenne poi norma generale. Poi nel 1876 Nicolaus August Otto lo combinò con la precompressione della carica. Nella storia dell'applicazione del motore a scoppio alle vetture si inserirono poi i nomi di Rudolf Diesel, Gottlieb Daimler, Carl Benz, l'inglese Clerk e lo statunitense Brayton. Ma a questa lista mancano due nomi. Mancano due nomi che invece dovrebbero aprire l'elenco precedendo il nome di Lenoir. E sono i nomi di due scienziati lucchesi che con il loro genio aprirono la via alla vincente storia del motore a scoppio: l'ingegner Felice Matteucci e il padre Scolopio Eugenio Barzanti. La loro storia, come è stata tramandata, lascia l'amaro in bocca, se è vero quello che è scritto nell'epigrafe di una targa apposta
sulla facciata di un palazzo in Piazza del Giglio, purtroppo oggi illeggibile dalla strada. E questa targa però riporta queste parole. In questa casa paterna nacque il 12 febbraio 1808 Felice Matteucci, fisico, matematico, idraulico peritissimo, inventore col padre Eugenio Barzanti da Pietrasanta del motore a scoppio. Il loro nome sarebbe più noto se gli stranieri non avessero da ambedue rapito con l'invenzione la gloria. La Reale Accademia e il Comune di Lucca posero il 12 giugno 1932. In effetti, ed è bene ricordarlo, il primo motore a scoppio che utilizzava una miscela d'aria e combustibile che funzionava realmente era stato progettato e sperimentato in Italia nel 1853 proprio dai due lucchesi, e a loro si sarebbero dovuti riconoscere maggiori meriti. Il 5 luglio del 1853 i due depositarono all'Accademia dei Georgofili di Firenze una memoria della loro invenzione. Nel 1856 passarono all'attuazione pratica dei loro studi, facendo costruire in Belgio il loro primo motore a scoppio. Purtroppo nel 1859 cominciarono seri problemi. Durante la costruzione di un altro motore, un altro esemplare nelle officine Benini di Firenze, alcuni stranieri vennero a conoscenza del progetto, dando corso a un episodio di spionaggio industriale del quale si suppone ne avesse approfittato l'ingegnere Lenoir, che riuscì a ottenere il brevetto francese spalleggiato nel 1800 da una campagna stampa che gli attribuiva il merito esclusivo dell'invenzione. Ora, che poi l'applicazione pratica del motore a scoppio di Barzanti e Matteucci avesse scarse probabilità di successo in un'Italia che non esisteva ancora come nazione, carente di capitali, insomma lontana dall'ecollo industriale, resta pur sempre legittima e doverosa, a mio parere, la rivendicazione orale dell'ingegno dei due lucchesi. E meritoria mi sembra la creazione di una fondazione dedicata a loro, con sede in via Sant'Andrea, non molto distante dalla vetrina di Maria Pacini Fazzi e poco distante dalla Torre Guinigi, meta di per sé, prima della pandemia, ahimè, prima della pandemia, meta di per sé di un flusso turistico di tutto riguardo. E speriamo che possa riprendere questo flusso turistico. Sempre nel campo motoristico della nostra zona si registrano altri tentativi di applicazione pratica nel periodo della Belle Époque. Nel 1891 a Castelnuovo Garfagnana, per esempio, veniva ideata e realizzata la prima auto elettrica italiana per merito del conte Carli. In realtà non si trattava di un'auto vera e propria, bensì di un triciclo a due posti che si muoveva grazie all'energia elettrica prodotta da una batteria, e la sua velocità massima era intorno a 15 km. Poi vi furono i tentativi del conte Minutoli nel 1902 a Lucca, il quale fondava insieme all'ingegner Vittorio Millo la società Minutoli, Millo e Co. Nella limonaia della villa del nobile lucchese a Vorno fu realizzato un artigianale veicolo che venne chiamato Minutoli Millo modello HP, del quale resta la memoria al Museo dell'Auto Storico di Torino, dove è esposto. Ecco, nonostante questi tentativi velleitari, il motore comunque era entrato nel sangue di molte persone. Nel movimento del futurismo, per esempio, l'entusiasmo per la modernità assunse il carattere di elogio della velocità e di esaltazione della macchina. Prima fra tutte l'automobile. La macchina è il mezzo, il fine della creatività artistica, una metafora dell'esistenza, il simbolo di un progresso e di uno sviluppo tecnologico che però, come sappiamo, poi andrà a degenerare nell'esaltazione della guerra. Oltre 100 opere di Giacomo Balla hanno come protagonista l'automobile da corsa. Altri futuristi, tra i quali Umberto Boccioni e Carrà,
si dedicano a ritrarre veicoli a motore come automobili, autobus, tram, motociclette. E fra gli artisti dell'epoca anche il nostro Giacomo Puccini, che pure non appartenne alla corrente futurista, che fu affascinato dalla novità della tecnica locomotoria. E con i suoi primi guadagni che fece? Comprò una bicicletta nel 1895, poi passò ai mezzi a motore, dal 1901 farà di tutto per dotarsi di automobili, moto India, la più moderna dell'epoca, con sidecar, e anche motoscafi, ecco Puccini con sidecar su una moto India. Di quest'epoca e di questo mondo resta il suggestivo ricordo del Baffù, questo l'ho tratto da un prezioso libro di Dino Grilli, che è una miniera proprio di informazioni minute e simpatiche. Dicevo, di questa epoca e di questo mondo resta il suggestivo ricordo del baffuto marchese Raffaello Manzi e di sua moglie Antonietta, che vengono descritti seduti pittorescamente come davanti al fotografo sul vasto sedile posteriore della loro limousine nera, con i fari a carburo e guidata dall'autista in divisa nera con berretto dotato di visiera lucida. Eravamo nel 1913. E i bambini del vicinato assistevano estasiati all'uscita e al ritorno della vettura nel palazzo Manzi di via Gallitassi. Ed erano queste ormai cerimonie pubbliche, in quanto annunciate da una tromba posta sul parafango destro e collegata mediante un tubo flessibile alla postazione dell'autista, e che veniva suonata per avvertire il pubblico del suo passaggio. Ed era una scena plateale che comunque nella mansueta Lucca non sembra avesse mai prodotto una reazione popolare come in quella scena del film L'oro di Napoli, quando il volgo esasperato dall'arroganza nobiliare e ammaestrato da Edoardo De Filippo, alias il professore, invece di applaudire il passaggio a bordo della sua berlina del duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari, si ribellava alle sue prepotenze demolendolo psicologicamente con il celeberrimo pernacchio. Ecco, qui questo poi, se volete vederlo, un filmatino di 3 o 4 minuti, lo potete trovare su YouTube, questa scena che è veramente esilarante, quella del pernacchio, no? L'oro di Napoli, un film del 1954, regia di Vittorio De Sica, è tratto da un racconto di Giuseppe Marotta. L'episodio è un film episodio, è il professore, cioè Don Ercilio Miccio, che vende saggezza, che sarebbe De Filippo. Ora, nel complesso quadro, ritorniamo un po' a noi, nel complesso il quadro registrava però l'arretratezza dell'industria italiana, e all'inizio degli anni 30 la motorizzazione era ben lontana da quel livello di massa degli Stati Uniti, ma anche di altri paesi d'Europa. E i pochi successi ottenuti furono azzerati dal secondo conflitto mondiale. L'Italia nel 1945 si trovava in brache di tela, con un reddito nazionale ridotto alla metà di quello del 38. Ancora nel 1946 il meridione era percorso da treni che procedevano a passo d'uomo. Fra un ponte semidistrutto e un campo minato, l'acqua era venduta a caro prezzo. A sud di Latina era tornata la malaria e l'Appennino era infestato dal brigantaggio, ma anche dalle nostre parti qualche cosa succedeva sul Monte di Chiesa. Eppure in pochi anni l'Italia si risollevava e iniziava un cammino di riscatto dalla miseria, grazie agli aiuti internazionali, alla liberalizzazione del commercio con l'estero degli anni 50, alla volontà e alla fantasia italiana. In poco più di un decennio l'economia giungeva al miracolo economico degli anni 60. L'aumento dell'importazione di petrolio e del consumo di altre materie prime indicavano la rapida espansione dell'uso di mezzi automobilistici e dei macchinari
da parte dei consumatori e delle industrie. In questo periodo si verificarono spostamenti di popolazione mai riscontrati prima. Il numero di patenti di guida, per esempio, passò dal 1952 al 1962, passò da 225.000 a 1.250.000. Le strade italiane che erano inadeguate vennero via via migliorate. In particolare fu realizzata poi l'autostrada del Sole che collegava Milano a Salerno. Ma poi vi fu il fatto che dovuto a gli automezzi lasciati in Italia, ecco, dalle truppe americane, no, che si tornarono a casa dopo la guerra, dettero un aiuto fondamentale alla ripresa economica. A tale proposito venne creato anche un ente per lo smobilizzo che si chiamava ARAR, che è una cosa interessante da seguire, da prendere anche ad esempio. Dunque, per almeno 3 anni dalla fine della guerra, l'industria automobilistica italiana non fu in grado di produrre mezzi sufficienti. In un paese distrutto, l'afflusso immediato di jeep, camion ribaltabili o variamente attrezzati, rimorchi, pneumatici, moto India, già citata prima quando si è visto Puccini, che erano anche queste moto che rimasero qui in Italia dall'origine americana, i camion ribaltabili o variamente attrezzati, l'ho già detto. Fecero riscoprire l'automezzo a moltitudini ferme alla tradizione animale, favorendo la ripresa economica, oltre ovviamente al piano Marshall. E quindi le officine meccaniche si diffusero di conseguenza e permisero sufficienti manutenzioni degli automezzi. I mercati erano riforniti sempre più tempestivamente e l'economia poteva mantenersi su alti livelli di sviluppo, offrendo maggiori opportunità per tutti. A portare una ventata di dinamismo e di libertà per migliaia di persone, che poterono così scoprire luoghi mai visti prima e arricchire le proprie esperienze, vennero poi la Vespa della Piaggio, la Lambretta degli Innocenti e il camion Fiat 682 che fecero camminare il paese sulle proprie gambe, sarebbe meglio dire sulle proprie ruote. E fra gli artefici di questo clima più fiducioso nel futuro non possiamo ignorare un personaggio della nostra terra, e che letteralmente cavalcò il boom economico in sella a una Lambretta. E il suo nome è Ferdinando Innocenti, che era nato nel 1891 a Pescia, nella Val di Nievole, che allora era parte integrante della Lucchesia. Alla fine degli anni 20, Innocenti sfruttò un brevetto inglese che riguardava un giunto tubolare di facile montaggio e smontaggio, e dopo alcuni tentativi nel 1933 riuscì ad adattare ai tubi della Dalmine il giunto, noto in seguito col nome di giunto tubolare Innocenti, dal quale fu poi sviluppato il famoso ponteggio tubolare destinato a sostituire le precarie impalcature di legno usate nell'edilizia dell'epoca. E nel novembre del 1933 poi Innocenti aveva creato la sua ditta, la sua società Innocenti, denominata appunto Innocenti, Società Generale per l'Industria Metallurgica e Meccanica, che aveva sede a Lambrate. Dopo l'8 settembre del 1943, Innocenti collaborò anche attivamente con gli alleati e finanziò le forze antifasciste. In questo modo, tornato a Milano, alla fine del conflitto riuscì a mantenere il controllo dei suoi stabilimenti. E nel 50 si dedicò ai suoi impianti di Lambrate, che erano stati danneggiati dalla guerra e bisognosi di conversione, puntando su due direttive: sulla grande meccanica, ovvero la produzione di macchinari per la laminazione di tubi, e sulla produzione motoristica, che si articolava in due rami a sua volta, motoveicoli e automobili. Ecco, Innocenti aveva capito come fosse giunto il momento della motorizzazione individuale,
basata però su di un veicolo a basso costo che permettesse una grande diffusione popolare non consentita dall'automobile, ancora troppo cara. E grazie alla collaborazione dell'ingegner Torre nasceva così la Lambretta, che fu definita un tubo con un motore e due ruote e che raggiunse l'apice della vendita nel 1953. E di buon successo fu anche la produzione dei motocarri Lambro, apprezzati sui mercati esteri, insomma, che facevano concorrenza poi alle api, all'Apino, al famoso famigerato Apino. Nel 1958 Innocenti stipulò un accordo con la British Motor Corporation per produrre un'automobile originale e innovativa, che fu l'Austin A40, dotata di un pratico portellone posteriore molto apprezzato da commercianti e artigiani. E mi ricordo di questa macchina negli anni 60, quando ero ancora un ragazzotto, e c'era mio zio, quando ci montavo sopra per andare a Viareggio, però mi faceva sempre venire il mal d'auto, era un problema. Però insomma, effettivamente era un'automobile originale, questa Austin A40. Nel 1966 infine vennero i successi della versione italiana della Mini Cooper e la produzione procedette per tutti gli anni 60 con i modelli inglesi leggermente modificati e con livelli produttivi abbastanza alti. Innocenti morì nel 1966. E concludo, stiamo arrivando alla conclusione. E per concludere tralascio riflessioni sulla tecnica e sulla scienza che ho scritto nella mia pubblicazione ispiratrice di questa relazione, argomento non riassumibile in poco tempo, e mi limito però a accennare all'applicazione della scienza medica, in particolare alla storia del vaccino contro il vaiolo e della sua introduzione a Lucca. Ora, la nostra città è giudicata troppo spesso come entità conservatrice, aliena al progresso della storia, ma a ben guardare fu sempre percorsa da un filone culturale e politico in grado di smentire lo stereotipo di città chiusa e conformista. Scrive Francesco Giovannini nel suo volume Storia dello Stato di Lucca, edito da Maria Pacini Fazzi, e non si scappa, a Lucca arrivavano da tutta Europa le idee e cultura, invenzioni scoperte. Si stampavano anche clandestinamente, circolavano libri di ogni specie. E ancora dal 1756 si pubblicò a Lucca l'edizione del giornale enciclopedico di Liegi e dal 1758 l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, prima edizione italiana. Ma proprio il giornale enciclopedico di Liegi fu il principale motore di diffusione della inoculazione del vaiolo a Lucca. Il vaiolo sembra sia stata fra le malattie più tremende che abbiano afflitto l'umanità, alla quale si cercava di porre rimedio con metodi empirici. Per esempio, la medicina cinese praticava l'inoculazione del vaiolo in soggetti sani con un metodo singolare un po' schifoso, che consisteva nell'introdurre nelle narici dei filacci di stoppa imbevuti in vasetti di porcellana che conservavano croste miste al pus delle pustole vaiolose, tratte da soggetti in via di guarigione. E anche in altre parti asiatiche si adottarono analoghi sistemi rudimentali. Ecco. Nel 1775 poi comparve in Europa uno studio del professor Tissot, che in Europa insomma era fuori da questo metodo. Però con questo studio del professor Tissot di Montpellier si ritenne che queste pratiche antiche che ho detto prima di inoculazioni un po' così, come dire, no? Particolari empiriche fossero, diciamo, utili per una minore mortalità. E allora si usò il termine di variolizzazione per definire l'inoculazione del vaiolo umano con questi metodi millenari usati in Asia e sconosciuti in Europa fino al 1721, quando la moglie dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli aveva fatto inoculare il vaiolo a suo figlio prima del suo ritorno in patria. E di questo elemento ne ho avuto conferma recentemente, perché sul Sole 24 Ore è comparsa un articolo proprio su questa
su questa moglie dell'ambasciatore inglese, e che diceva appunto anche di questo particolare, che fu lei che spinse per l'inoculazione del vaiolo. E appunto, ripeto, a suo figlio prima del suo ritorno in patria, perché era fuori dall'Inghilterra, in India. Ecco, i metodi tuttavia non erano esenti da complicazioni sanitarie, ovviamente, fino a quando però il genio intuitivo del dottore Edoardo Jenner indicò la strada giusta. Da tempo era nota la malattia bovina che provocava la nascita di pustole sulle mammelle delle mucche. E tale male era conosciuto proprio come col nome di vaiolo delle vacche o vaccino. Ma la malattia però non provocava effetti di rilievo per gli animali, né inficiava la qualità del latte. Alcuni mandriani poi, mungendo le bestie e avendole sulle mani piccole ferite, entravano a contatto con le pustole e si infettavano, soffrendo per un po', ecco, per qualche giorno, di un leggero malessere accompagnato a un po' di febbre, ma poi guarivano e ottenevano l'immunità dal vaiolo. Così il 14 maggio del 1796 questo medico inglese Jenner iniziò a inoculare questo pus delle vacche su un individuo sano. E il 14 maggio del 1796, ecco, sì, questo esperimento ebbe successo, Jenner iniziò la profilassi di questo materiale vaccino che ebbe largo seguito in Inghilterra, che poi si diffuse in tutto il mondo. Pensiamo che il vaccino è stato poi alla fine sgominato solo negli anni 40 del 1900, in Europa, in altri posti ancora qualche decennio dopo. Ecco, che volevo dire? Questa è un po' la storia del vaccino. Ma eccoci a Lucca. Lucca già da tempo era impegnata nella battaglia contro il vaiolo, grazie a personaggi come Antonio Vallisneri, a Pietro Tabarrani, all'avventuroso e multiforme ingegno di Lazzaro Papi, che nelle sue esperienze in India spronava ad adottare la vaccinazione. Poi vi fu il chirurgo Sebastiano Paoli, che fu il primo a Lucca nel 1756 a inoculare il vaiolo umano, non ancora materiale vaccino. Ma la nostra città può vantare anche un altro merito: il primato al mondo della introduzione nell'ordinamento legislativo dell'obbligo a tutti i cittadini della vaccinazione vaiolosa, che per lungo tempo si era ritenuto che fosse stato della Baviera per una legge del 1807. In realtà si è appurato che i decreti di Felice Baciocchi erano del 1805 e del 1806 e dimostrano che fu la Repubblica di Lucca a poterne, Repubblica che poi diventò Principato dopo poco, a vantarne la primazia. E l'intervento decisivo che convinse le autorità lucchesi venne dal medico Giacomo Franceschi, che nel 1803 faceva ritorno a Lucca dopo aver fatto varie esperienze in Europa. E allora il governo gli affidò l'incarico di introdurre nello Stato la vaccinazione antivaiolosa. E nel 1804 la Repubblica lo nominò direttore del nuovo istituto sulla vaccina e, sotto il Principato dei Baciocchi, la profilassi contro il vaiolo venne resa obbligatoria con buona pace dei Novax dell'epoca. Grazie per l'attenzione. Allora, grazie davvero. Se mi sentite? Sì. Grazie davvero per questo piacevole viaggio nella storia dell'industria e dell'ingegno lucchese, dei prodotti tipici, davvero interessante, Roberto. Allora, guardavo un attimo alle domande, c'è qualche domanda, abbiamo ancora un po' di tempo, se qualcuno vuole scrivere qui nella chat, ci sono i complimenti, intanto questo te lo dico perché... Dai, quello mi interessa di più. Mi sembra doveroso, sia su Facebook che qui su Zoom. Domande facili non lo so, io ti leggo quella che c'è, allora complimenti, Carlo dice... che non sono io, però Carlo dice complimenti e grazie per queste iniziative, ok, grazie.
Volevo chiedere al dottor Pizzi qualche cenno di quell'anno in cui la crisi dell'economia legata alla lavorazione della seta sfociò in quella che passò alla storia come la rivolta degli straccioni. Questo è difficile, Una bella domanda. Io intanto posso dire che il tema della rivolta degli straccioni, magari vi invito a andarla a ricercare nella bella lezione di Renzo Sabatini. Quindi, Sì, proprio Renzo Sabatini aveva pubblicato un libro proprio sulla rivolta degli straccioni del 1513, primo maggio, festa dei lavoratori. Ecco, quindi per saperne di più basta leggere quel libro. Comunque la tesi, cioè la rivolta degli straccioni, a quanto ne so io, si inserisce in un periodo di turbolenze che pervadono non solo Lucca, sì, ma a noi ci interessa Lucca, ma comunque anche altrove. Sono quei periodi ricorrenti della storia dove si scatena, sembra, il finimondo. In Italia poi c'era il problema della discesa degli stranieri, cominciarono i francesi di Carlo VIII. Era l'epoca in cui l'Italia, che poi era l'espressione geografica, perché staterelli divisi uno contro l'altro, insomma, non riuscivano a opporsi alle potenze straniere. Per cui, ecco, quindi in Italia c'era anche il problema che poi dette inizio a quel processo per il quale si coniò il detto Francia-Spagna purché se magna, nel senso dello spaesamento un po' degli italiani che dovevano insomma adattarsi al più forte del momento. Nel caso in quel torno di tempo, in quel lasso di tempo, nel 1531 appunto, era già stato preceduto da altre turbolenze, la rivolta dei Poggi. E poi sarebbe, alla rivolta delle stagioni, sarebbe seguita ancora il caso eclatante del Burnavanti, del quale ci ricordiamo con rispetto, insomma, il sacrificio. La rivolta delle stagioni comunque sia fu una rivolta dovuta al fatto che la produzione della seta, che era l'elemento trainante dell'economia locale, cittadina, stava entrando in crisi anche perché si era aperto un nuovo mondo, la scoperta dell'America, i traffici cambiavano direzione. Per cui il problema sostanziale era quello dei prezzi, dei costi della seta che veniva prodotta a Lucca. E quindi vi furono queste turbulenze, queste proteste dei lavoratori, i tessitori della seta, che è una corporazione fondamentale per la produzione della seta, ma che veniva costretta dai mercanti che davano lavoro a condizioni di peggioramento, nel senso che i mercanti che davano la materia prima e il guadagno a questi artigiani, tessitori, per poter essere competitivi cercavano di comprimere i costi e quindi pagando meno i tessitori e imponendogli anche delle restrizioni produttive, mi sembra, sì. Per cui il 30 aprile ci fu la rivolta, gli artigiani tessitori girarono per le città con un drappo nero, ecco, e questo drappo nero diventò uno straccio, diventò il simbolo della rivolta, che fu una rivolta cruenta. Fu una rivolta cruenta che costò poi anche decine di morti e una repressione violenta da parte delle autorità. Però che cosa successe? Ecco, qui si introduce questo argomento di fondo sostanzialmente. Mi sembra di aver capito anche nella tesi del professor Sabatini che l'argomento di fondo sia questo. Da una parte c'è l'economia, le leggi aride dell'economia che impongano per stare sul mercato di contenere i prezzi.
Di conseguenza, nella filiera tutto si riduce e quindi vengono pagati minori compensi ai tessitori che insomma erano al limite della sopravvivenza. E quindi c'è l'aspetto che, di dire che cosa facciamo, predominare il mercato, nel senso che sono leggi aride dell'economia che c'è poco da fare, applichiamole e qualcuno ci rimette, poi il mercato da sé, quando si riprenderà, farà equilibrio, un nuovo equilibrio. È un po' la teoria del liberismo moderno, no? Che il mercato si autorisana. E questo volevano i mercanti, volevano che accadesse questo. E fortunatamente i politici, ecco, mi sembra che il Sabatini faccia la distinzione proprio fra economia e economia morale. Nel senso che i politici poi alla lunga, alla fine della giostra, ritennero più opportuno andare incontro alle proteste degli artigiani concedendo quelle agevolazioni che altrimenti non gli avrebbero permesso di campare. Quindi ci fu un intervento dall'alto nella sostanza, pur poi con le repressioni, perché a quell'epoca non si scherzava, è inutile fare le mammole, a quell'epoca si moriva di poco, la vita durava quanto no, la vita di una farfalla, per cui è inutile meravigliarsi poi della violenza, i tempi erano quelli. Comunque sia, la saggezza dei governanti lucchesi fu che in sostanza lasciarono da parte la arida legge del mercato e dettero sostanzialmente ragione ai tessitori, e che addirittura trovarono anche sbocco politico in una maggiore rappresentanza nel consiglio del governo del comune. Ecco, quindi la morale che si può trarre, secondo me, da questo episodio è questo, insomma, la saggezza tutto sommato dei governanti lucchesi, che fecero prevalere le regole, diciamo, una regola del come dire, fecero prevalere, ecco, il buon senso, evitando drammi ulteriori. Quindi possiamo addirittura, sforzandoci un po', ma è difficile perché poi la storia va sempre contestualizzata, secondo me non si può automaticamente spostare un fenomeno e riportarlo ai giorni nostri, però ci si può anche ragionare sopra. Ecco, in questo caso io più che economia morale direi la saggezza politica. La politica ebbe il sopravvento. Non tanto, ma posso sbagliare, non tanto l'economia morale, che secondo me l'economia morale, nell'economia la morale c'entra e non c'entra, l'economia è economia. La morale la deve fare che la classe politica. Deve essere la classe politica che interviene per correggere le strutture di un'economia troppo rapace. In questo caso, ecco, direi che si esalta il valore della politica da parte del Lucchesi. Ciò se sono stato esauriente. Grazie mille. Allora vado avanti, perché fra tanti complimenti mi piace leggertene uno in particolare da parte di Claudio Picchi. Grazie Roberto, oltre che un grande portiere di calcio, anche un bravo divulgatore. Fa a ricordarsi del bravo portiere di calcio. Grazie, questo mi fa molto piacere, perché appartiene un po' sia alla mia storia giovanile, insomma, no, non la rinnego, è stata un'esperienza. Mentre... Un'esperienza piacevole, sì. Insomma, come piacevole, è stato quasi un lavoro, comunque un'integrazione del lavoro, perché qualche cosina a casa ci portavo oltre allo stipendio. Mentre Tiziana chiede, si potrebbe avere qualche informazione in più sul tabacco? Sì, sul tabacco si può avere, sì, certo. Nel mio libro, infatti, ora io ho riassunto, no? Ho riassunto molto alla grande, proprio per una questione di tempo, no? Però nel mio libro, ora non voglio che fare, come dire, interessi privati in atti di ufficio, però qualche pagina in più gliela dedico al tabacco.
Vediamo un attimo qualcosa, se mi sovviene, perché ora comincio anch'io, sai, qualche neurone mi si spenge. Che cosa possiamo dire? Il tabacco intanto viene dal Nuovo Mondo, è una scoperta dovuta a Cristoforo Colombo, che trova in America, insomma, questi indigeni che usano questo Tobago, che questo era il nome della pianta, no? Il Tobago. E di lì poi si diffonde in Europa. Troveremo poi fra il XVI e il XVIII secolo la diffusione di questo tabacco, grazie anche a un personaggio francese che darà poi il nome a quella sostanza maligna la quale da 3 o 4 anni mi sono depurato, cioè la nicotina. Nel senso che fu un francese, Jean Nicot, a introdurre in Francia l'uso di questa pianta, inviando, sembra, a Caterina de' Medici un po' di polvere ricavata dalla stessa, da usare come fanno portoghesi contro l'emicrania. Si credeva che aiutasse a favorire, diciamo, a far passare l'emicrania. Ecco, quindi nicotina, nicotiana, tutto è dovuto. Poi ci fu quel personaggio inglese, anche il pirata Francis Drake e Walter Raleigh, anche loro ci misero del loro per far diffondere il tabacco. In particolare era il tabacco, venne usato molto all'inizio dalle dame, in particolare il tabacco veniva usato in polvere e veniva annusato. E fece ingresso a Lucca circa la metà del 1600, prima del caffè, prima dell'introduzione del caffè. Anche il tabacco si collega a quella specie di droga, quella necessità di evasione che l'uomo ha sempre avuto, no? Ha sempre quei rinforzi per darti coraggio, per sopravvivere. Ecco, il tabacco si inserisce anche questo in questi elementi che servono a vivere meglio. E a Lucca all'inizio ci fu anche Maria Luisa di Borbone che ne vietò la produzione, però curioso fu che vi furono le proteste di alcuni frati, che questi frati avevano cominciato a coltivarlo e ne facevano buon uso, e quindi protestarono contro questi divieti, tant'è che Maria Luisa di Borbone dovette recedere dal suo intento. Ecco. E quindi niente, poi si cominciò a pensare di sfruttarlo meglio, facendo assumere la gestione del tabacco direttamente al governo, e vennero aperti 2 laboratori, uno a Porta San Pietro e uno a San Pietro a Vico, con i magazzini della Rosa e la distribuzione in via Calderia, e via avanti così fino a poi al 1815 abbiamo la manifattura nell'area della Cittadella presso l'ex convento di San Domenico, che fu inglobato, mi sembra, nella fabbrica nel 1892. E i gusti nel frattempo erano variati. Il tabacco ora si fumava grazie ai sigari che erano sconosciuti per tutto il Settecento, e la produzione di sigaro iniziò nel 1820 per poi svilupparsi negli anni successivi. Diciamo che fu un'industria importante per Lucca, la manifattura tabacchi, perché occupava circa 1000 operai. Era una delle quattro, dal 1861 era una delle 4 manifatture attive in Toscana, quindi la memoria collettiva lucchese non prescinde dalla manifattura tabacchi. Ecco. E in particolare si distinse e si distingue ancora per la qualità dei celebri sigari toscani. Più o meno, insomma, non saprei altro che cos'altro dire. Diciamo che il personale poi crebbe come le assunzioni crescevano. Nel 1899 si arrivò addirittura a 1700 unità, che non è poco. Più che altro, per lo più, donne. Ecco, qui c'è anche un discorso dell'introduzione della manodopera femminile, ma già la manodopera femminile io la riscontro
anche in precedenza per quanto riguarda i sistemi che poi abbiamo parlato della rivolta agli straccioni e tessitori, insomma, no? Ecco, un elemento caratterizzante anche di quell'epoca lì era l'impiego della manodopera femminile che troveremo poi nella manifattura tabacchi o nella Cantoni, cucini di Coazzi. All'epoca, in particolare per quanto riguarda la seta, la lavorazione avveniva a domicilio, lo smart working, insomma, lo smart working da allora era che le donne lavoravano a casa, lavoravano a domicilio. In Inghilterra come si chiamava? Patting out system, sistema del lavoro a domicilio. In Francia, travaille a domicile o a façon. Insomma, in Italia il lavoro a domicilio. Qui in questo caso, per lo più era riservato alle donne. In questo caso le donne entrano in officina e diventano operaio. Ecco, la trasformazione è quella, che le donne sono parte fondamentale di questa manifattura tabacchi. Non so se sono stato esauriente. Sì. E io direi anche che è interessante il fatto della manifattura tabacchi, che ha permesso alla società lucchese di avere, e appunto delle donne, una prima forma di indipendenza proprio dovuto al lavoro nelle fabbriche. Anche nel dopoguerra, prima dopoguerra, con tutte le difficoltà economiche che c'erano, comunque tante famiglie potevano sopravvivere grazie al lavoro femminile faticoso, che era quello delle sigaraie. Quindi sì, molto importante per l'economia e per l'emancipazione della donna. Altro, ora non ci sono altre domande, mi viene però in mente una a me. Io ho visto una foto, scusa, concedimela. Durante la lezione, fra le tante belle foto che hai mostrato, c'era anche la foto del tram in Piazza Napoleone. Sì. Un po' del... Sì, il tram si collega all'industrializzazione lucchese, della quale ho un pochino parlato prima, no? I balestieri, Ponte Amoriano, l'industrializzazione di Ponte Amoriano, insomma, dai presupposti dell'industrializzazione c'era l'acqua della quale noi avevamo disponibilità grazie al secchio, la manodopera laboriosa, le vie di comunicazione, nel caso data dalla ferrovia, e poi si aggiunse appunto il tram, si aggiunse il tram che fu uno strumento molto, ma molto utile per raccordare Ponte Amoriano alla ferrovia di Lucca. Ma poi la rete tranviaria che si diffuse alla fine dell'Ottocento, poi si sviluppò anche mettendo un collegamento, in particolare la Val di Nevole. Il tram fu uno strumento utilissimo e diffuso per i collegamenti con la Val di Nevole, che la Val di Nevole era la piccola Manchester, era un distretto economico della Lucchesia importantissimo, e quindi il collegamento avveniva con una frequenza notevole con la Val di Nevole. E addirittura il tram arrivò anche, mi sembra, a Pontedera. Quindi fu una cosa che rafforzò senz'altro il processo industriale. E magari sarebbe quasi da rimpiangere il tram. Io ricordo sempre le rotaie, che mai ero piccolo, ma che poi vennero smantellate, però me le ricordo sempre per strada. E addirittura a me l'idea di fare un trammino sulle una, per esempio, me l'ha sempre frullata nella testa, sai? Perché è un po' il tram che ti dà un movimento costante, per cui non è da dire oddio ho perso il treno, no, il tram passa in continuazione, quindi dico montiamoci sopra al volo come fanno in Portogallo o in Brasile, però è un moto costante che secondo me non era sbagliato adottare anche dalla lezione di due settimane fa con Gabriele Calabrese. Durante la lezione abbiamo visto anche lì delle foto del tram che entrava da Porta San Pietro, no? Perché la stazione centrale, se non sbaglio, era in Piazza Napoleone. La stazione centrale era in Piazza Napoleone, ma entrava anche da Porta Santa Maria.
il tram che veniva da Saltocchio e da Ponte Mariano passava da Piazza Santa Maria. Quindi anche quello era un centro importante. D'accordo. Non so, Francesca, se vuoi intervenire. Sì, un saluto molto volentieri, anche perché l'assessora Vietina all'inizio mi aveva così chiamato in causa e quindi, diciamo così, mi materializzo, no? Ma mi faceva piacere, insomma, intanto naturalmente ringrazio per l'opportunità, ma proprio per tutta questa serie di conferenze che la Casa della Memoria ha organizzato, perché sono un momento di approfondimento, di, come dire, colloquio, proprio la città che parla con se stessa, con il proprio passato e con cui poi costruisce anche stimoli, no? Quindi la ritengo veramente una bella iniziativa, e la qualità e la quantità del pubblico che ha seguito, i commenti, insomma, non l'hanno anche testimoniato. Sì, mi piaceva, appunto, oltre che ringraziare, intervenire sulla questione della lavoro e donne, no? Questo libro, perché insomma, vabbè, non è una pubblicità, no? È soltanto che, appunto, lo stimolo è venuto da questa pubblicazione, però l'abbiamo vista all'inizio e come casa editrice abbiamo voluto scegliere una copertina al femminile. E questo perché? Perché se pensiamo, no? Questa, vede, vedete, qui ci sono queste diciamo, operatrici, no? del settore tessile, proprio perché l'industrializzazione lucchese, quelle che sono le due industrie lucchesi per eccellenza, sul territorio, diciamo, fino alla metà del Novecento, quindi la manifattura e la Cucirini, hanno una quantità e importanza e quindi anche qualità di impiego femminile che così ci hanno un po' fatto venire voglia di mettere come immagine delle industrie e prodotti del territorio lucchese, dedicarla, diciamo, a quella che è stata l'apporto delle donne, proprio del lavoro delle donne per la costruzione di quella che è la ricchezza del nostro territorio. Quindi poi alla fine, anche in questa chiacchierata, le donne, perché poi no, la seta, certo. Quindi c'è una traccia forte, e la scelta di questa copertina non è stata casuale. Quindi anche con questo, insomma, mi piaceva sottolinearlo, perché poi è uno spunto che è venuto fuori. E poi niente, un saluto a tutti e un ringraziamento da parte mia come cittadina, ma anche come operatrice culturale, per questa vostra iniziativa, e grazie. Ok, grazie allora anche a Francesca. Volevo ringraziare un'altra volta Claudio Picchi, perché si è ricordato di una cosa che mi ha fatto molto piacere, grazie. Va bene, allora io direi che siamo intorno a mezzogiorno e possiamo terminare qua, se non ci sono altre domande. Ci sono altri commenti, ecco, questo lo leggo da parte di Monica: grazie per la lezione che mi ha fatto scoprire tanti aspetti del nostro territorio. Tutta la serie di queste lezioni sono sicuramente eccellenti. Buona Pasqua a tutti. E sì, allora io direi di finire qua. Roberto, so che avevi preparato anche un PowerPoint con le copertine, però abbiamo un po' un problema tecnico. E va bene, comunque la bibliografia è a disposizione chi la vuole, oppure se c'è bisogno anche di avere contatti diretti con me, potete anche eventualmente dare il mio indirizzo di posta elettronica. Allora, grazie ancora a nome dell'amministrazione comunale, grazie a Roberto Pizzi, grazie a Francesca Fazzi, e ricordo che tutte le registrazioni di Lucca 2200 anni di storia sono a disposizione sulla pagina della casa, pagina di Facebook della Casa della Memoria, e vi invito al prossimo incontro sabato prossimo con Roberta Martinelli, il Principato di Bonaparte, il Principato di Elisa Bonaparte.
Quindi grazie e arrivederci, alla prossima.